Portare la Slovenia fuori dalla crisi economica. È questo l'obiettivo del giurista Miro Cerar, il grande vincitore delle elezioni con oltre il 36% dei voti. Il suo neopartito SMC di centrosinistra ha conquistato 36 seggi sui 90 totali del Parlamento di Lubiana. La Slovenia farà tutto il possibile per seguire le raccomandazioni dell'Unione Europea, ma troverà una strada propria per porre fine alla crisi economica e sociale. Uno dei punti programmatici principali del suo programma è il ripensamento della strategia di privatizzazione delle partecipazioni statali. Nel corso della campagna elettorale si era detto contrario alla vendita di asset strategici, ma tra le persone c'è scetticismo. Bisogna vedere se il suo partito sarà in grado davvero di fare qualcosa di diverso rispetto al governo precedente, perché l'economia è sempre la stessa. Si tratta di capire quello che si riesce a fare. Sembra un piccolo passo avanti, non mi aspetto tuttavia nessun cambiamento nelle attuali politiche. Credo che in tutti i campi si continuerà a fare quello che si è fatto fino ad ora. L'economia slovena è stata colpita dalla crisi del settore bancario che ha poi travolto l'economia reale. La disoccupazione è oltre il 13%, il tasso supera il 23% nei giovani tra i 15 e i 29 anni.